per moda e stile, non intendiamo solo il vestiario, fanno parte della moda anche gli accessori come le borse, le cinture e molto altro. Siamo a Scandicci, nel cuore del settore della pelletteria, un sistema che qui è sempre stato importante, ma che negli ultimi anni ha subito un ulteriore rafforzamento. In questa zona industriale hanno sede le maggiori aziende mondiali del settore, da Gucci a Gherardini, da Braccialini a The Bridge. Oggi il comparto della pelletteria, che ha importanti zone di produzione nella provincia di Firenze, soprattutto tra la Val di Sieve e il Val d'Arno, conta più di 3.000 imprese per un totale di circa 13.000 addetti. Siamo a Scandicci, all'ingresso del Castello dell'Acciaiolo, un posto bellissimo, ristrutturato da poco, sede dell'ITS Mita, nato per offrire ai ragazzi che vogliono lavorare nel mondo della moda interessanti opportunità. Noi oggi però siamo qui non solo per ammirare la produzione, ma anche per conoscere il percorso formativo di questi ragazzi che, ce l'auguriamo, diventeranno i futuri protagonisti della moda italiana. MITA sta per Made in Italy Tuscany Academy. È una scuola speciale di tecnologia parallela all'università ed è il primo ITS altamente professionalizzante nel settore della moda. Ragazzi, posso disturbarvi un attimo? Certo. Siete in pausa? Sì. Che materia stavate frequentando? Tempi e metodi. Cos'è? Tempi e metodi è una materia che riguarda tutta la produzione nell'ambito tessile, quindi analizza tutte le fasi produttive nell'abbigliamento nel settore tessile e ce la fa il professor Pagliai. Bravo? Sì, vi trovate bravo. Bene? Sì, è molto preparato e professionale. Quale anno state frequentando? Noi stiamo frequentando il secondo corso e adesso siamo entrati nel secondo semestre, stiamo appunto frequentando queste materie pratiche. Nella prima fase abbiamo seguito tutte le materie teoriche che ci dessero anche appunto mezzi tecnici per poi applicarli in questa seconda fase. Ma è più complicato imparare la teoria o sviluppare la teoria nella pratica? La difficoltà si incontra nel momento in cui appunto la teoria deve essere applicata alla pratica. E ovviamente noi veniamo tutti da realtà molto differenti e quindi è un po' difficile approcciare alla pratica, però. State frequentando dei laboratori? Sì, frequentiamo il laboratorio di modellistica e confezione. Siamo divisi in due corsi, c'è chi fa tessile e chi ha scelto pelletteria. Cosa consistono? Cosa fate? Siamo in un laboratorio che ha macchine per cucire. E quindi ci occupiamo di creare il cartamodello, come nella modellistica, e di fare le varie trasformazioni e poi di col tessuto poterle assemblare e creare il capo. Bene, poi verremo a trovarvi in laboratorio. Perfetto, grazie, ci vediamo dopo. Ciao. La professoressa Vichiello è Technical Manager dell'ITS MITA. Buongiorno professoressa. E quali figure professionali formate all'ITS? Allora, al momento formiamo un tecnico dello sviluppo prodotto per accessori nel campo della pelletteria e del tessile. Una figura un po' particolare che si occupa del controllo, diciamo, di tutta la filiera produttiva, dalla creazione fino all'immissione sul mercato del prodotto stesso, quindi è una sorta di tecnico della gestione proprio di produzione. Come avviene la selezione e quanti sono i posti disponibili? La selezione dei ragazzi avviene su bando di selezione aperto a minimo 20 corsisti. Viene fatta poi una selezione con una prova scritta, un test, una verifica di lingua. Ingresso che però non è sbarrante da un punto di vista linguistico, perché comunque il livello può essere acquisito durante il percorso. Quali sono le materie che caratterizzano questo corso?
Beh, sicuramente tutte le materie che hanno a che vedere proprio con la produzione, quindi nel caso in particolare dalla ideazione, quindi CAD/CAM per esempio, quindi la rappresentazione grafica informatizzata specializzata nel settore o tessile o pellettiero, e poi tutte materie che hanno a che vedere con lo sviluppo del prodotto, quindi fino alle collezioni, al marketing. Queste sono, il nostro corsista deve avere ben chiaro tutto il processo della produzione. E adesso ricapitoliamo con l'aiuto di questa scheda grafica com'è strutturata l'offerta formativa. Il corso di istruzione tecnica superiore ITS MITA permette di conseguire il diploma di specializzazione per tecnico superiore per lo sviluppo di abbigliamento e accessori. Per accedervi è necessario avere un'età compresa tra i 18 e i 27 anni, essere in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado, superare le prove di ammissione. Il numero massimo degli iscritti annuale è di 20. Il corso si articola in 4 semestri ed ha una durata totale di 2.000 ore, suddivise in 1.200 ore di lezione frontale in aula e in laboratorio e 800 ore di stage individuale presso aziende del settore moda. Il piano di studio prevede 4 ambiti di formazione base: linguistico-relazionale-informatico, scientifico-tecnologico, giuridico-economico, organizzativo e gestionale. Il corso prevede la frequenza obbligatoria ed un esame per il conseguimento del diploma finale. Alcuni moduli didattici offrono la possibilità del riconoscimento di crediti universitari per chi volesse proseguire gli studi.